non ci voleva un esordio mondiale? Sicuramente no, avevamo iniziato col piglio giusto, eravamo andati anche a più 11, poi come sempre riusciamo a complicarci la vita da soli e abbiamo anche recuperato la partita, poi all'ultimo abbiamo preso un po' dei canestri un po' facili, tra l'altro su un mio errore abbastanza grave che non avrei dovuto commettere, e niente, questo però è lo sport, bisogna accettare la sconfitta, pensare che domani c'è un'altra partita e andare avanti. Cosa è cambiato, a parte loro che hanno iniziato a difendere talmente alto che voi non riuscivate a passare? No, sinceramente adesso a caldo è difficile da analizzare, sicuramente dobbiamo cercare di mantenere la lucidità per tutti i 40 minuti, purtroppo le partite non si vincono dopo 20, si vincono dopo 40 e dobbiamo riuscire a fare questo step, è quello che ci manca penso per essere una squadra molto forte, siamo una squadra forte, certe volte però ci perdiamo in un bicchiere d'acqua e se vogliamo raggiungere determinati risultati questo non possiamo permettercelo, e io in primis. Andrea Giaretti, ti sei già fatto un'idea di che cosa sia successo oppure semplicemente avete perso la lucidità, pensavate di averla già vinta? Siamo partiti bene, come hai detto tu abbiamo perso lucidità alla fine, qualche errore sotto canestro anche io e qualche errore in difesa, loro ci hanno creduto, l'hanno ripresa e purtroppo poi mancavano pochi secondi, quindi è andata male, però con la testa siamo cominciato a vincere domani. Ecco, Brasile, cosa vi aspettate? Vi avete studiati? Sì, abbiamo fatto una video analisi, abbiamo visto come giocano e siamo pronti domani per riscattarci la sconfitta. Ecco, non è finito niente. No, assolutamente. Sono Brasile e Turchia. Turchia è difficile, ma... Sì, ma come voglio ricordare che a Tenerife abbiamo perso solo di un punto con la Turchia, quindi ci siamo una squadra giovane, magari ci manca un po' di esperienza, però... Domani ci giocheremo tutta fino alla fine. Avete giocato con il lutto? Sì, con lutto ovviamente io mando un abbraccio a tutti i genovesi, è stato un disastro, quindi ringrazio tutte le persone che stanno aiutando, Vigili del Fuoco, e speriamo che vi si rialzi presto. Allora, è andata che abbiamo iniziato alla grande. Li abbiamo messi in difficoltà fino all'inizio su un terreno che era particolarmente favorevole a noi, che è la loro difesa a zona. Loro sono abituati a pressare molto, a dare fastidio, a spingere tanto, e si è visto poi dal terzo quarto in poi. Purtroppo non siamo riusciti a dare quel qualcosa in più quando siamo andati in difficoltà, però ripartiamo dall'intensità, la giusta intensità che ci abbiamo messo la testa e ci siamo rimasti fino in fondo. Purtroppo però è andata male, già pensate a Brasile, cosa vi aspettate? Domani ci aspettiamo di ricominciare da dove abbiamo iniziato oggi, grande intensità, grande lavoro, grande movimento di palla, purtroppo non conosciamo benissimo il Brasile, abbiamo visto solo qualche spezzone di video di qualche partita recente, quindi non li conosciamo a fondo, ma non è un problema, sappiamo che anche loro si devono preoccupare di noi, quindi ricominciamo da questo.